Sono qui perché ho provato a mettermi di là in camera e chiudere le finestre, chiudere le tende, attaccare il lenzuolo alla tenda così da essere ancora più al buio, accendere tutte le lucine, mettere il piccolo astronauta che mi fa le cose in faccia. Bellissimo, stupendo. Sono stata seduta tipo 20 minuti. Sono un attimo presa bene, che non mi sta capitando tanto spesso ultimamente, quindi penso di essere un pochino più. Ah, e mi dispiace che per il momento state vedendo solo video in cui fumo. Spero non vi dia fastidio il ventilatore, perché sto morendo. Allora, perché sono sparita questa? Due, però ultimamente ne vedo solo uno. Sono sempre morti, poverini. Li vedo più seduti a terra a soffrire il caldo che a fare il loro lavoro. Mi dispiace un sacco, chissà quanto debbano stare male. Cioè, io sudo letteralmente a stare seduta e non voglio pensare loro che devono. No, lasciamo stare, mi dispiace, poverini. Però devono fare rumore in ogni caso. E quindi non ho potuto fare video. In più, cioè, ho talmente tante idee che non riesco a mettermi a realizzarle, perché non so cosa fare per primo, non so come realizzarle, che tra le altre cose, ora vi dico, non riesco a capire perché le persone abbiano tutta sta voglia di seguirmi, però vi ringrazio davvero tanto, sono molto felice. Allora, un accentino. Allora, vorrei fare uno speciale per i 5.000. Non so cosa fare, ho delle idee, mi sparo un colpo in testa, ho delle idee, ma non so cosa fare. La mia idea principale, che potete benissimo bocciarla se volete, è un ASMR horror, tipo un short film, come si chiamano? Un cortometraggio. Quindi corto, un video corto, però horror.
ho un'idea in testa, una scena in particolare che vorrei registrare, però non so come fare. Devo costringere Peppy ad aiutarmi.
Andate a casa, ok? Intanto è passata mezz'ora. Per voi non è passato nulla, per me è passata mezz'ora. Hanno finito di lavorare, spero al Signore. Ho parlato con mia mamma al telefono, ho parlato con Chiara al telefono. Mezz'ora è andata via. Ho finito la cicca, ne ho fumato un'altra intanto. Ora vediamo se farne una terza. Non funzionano e quindi li ho attaccati, li uso come adesivi. Scotch vari, simpatici. Poi abbiamo francobolli finti. Poi ho scritto con i timbrini Moon and Stars, non lo so perché, perché sono io. Fiorellini, adesivi di Harry Potter che ho trovato nel Kinder. Un gatto col culo esposto, sto fischiando, va bene. Uno Spider-Man ovviamente. Dietro. E mi scrivo compleanni e cose del genere, però nient'altro. Ho smesso di fare le abitudini perché tanto non le seguivo. Cos'altro c'era? Non mi ricordo neanche perché non lo faccio da talmente tanto tempo. Però mi manca scrivere, disegnare soprattutto. Vi faccio vedere allora, questo mese di luglio ho letto uno splendido spaglio a cui ho dato stelle. Succede sempre qualcosa di meraviglioso a cui ho dato 3 stelle e poi ho letto 1, 2, 3, 4 libri per bambini presi da TikTok, così tanto per. Poi vediamo cos'altro c'è. Ecco, ma raga, ma è talmente brutta, non ve la voglio far vedere, ve la faccio vedere da di no. Poi c'è la targhettina che avete visto accanto, se chi l'ha vista, è di una gonna che abbiamo preso al mercatino dell'usato. Mamma raga, io voglio andare sempre al mercatino a comprarmi le cose perché è meraviglioso. Lo vedete? Due giorni l'ho fatto, vediamo se tipo continuo o non lo so, perché mi mancano le idee.
diventando sempre più un problema, sta diventando chiusi, quindi l'abbiamo preso dal distributore automatico. Il nostro tabacco che prendiamo di solito, il Winston Blue, non ci stava e quindi le opzioni erano mi è piaciuto tantissimo. L'abbiamo preso domenica. Considerate che fumiamo in due e io la notte non dormo e quindi fumo ancora di più, purtroppo. Martedì è era finito, oggi è mercoledì, abbiamo comprato il tabacco nuovo. Non lo so. Non è una cosa tanto. So già che sarà una merda di compleanno, come tutti i cazzo di anni, perché fin da piccola mi ammalavo fortissimo al compleanno, tipo febbre da labbra spaccate, orribile. Ho le foto da me da piccola con ste labbra tutte spaccate perché avevo la febbre. Oppure succede qualcosa che non è tanto piacevole. Per esempio, da più grande mi ricordo, mi impegnavo ad organizzare e non veniva nessuno. O veniva, cioè, le persone più importanti, per fortuna, sì. Però con gli anni ho perso tutti quanti e in più sono qui. Quindi ok, sì, c'è Pepi e c'è la sua famiglia e una nuova amica, c'è l'amica di Pepi che ora è una nuova amica mia. Però è comunque un po' triste, secondo me. Chiara, forse è il primo compleanno che passiamo divise. E non lo so, è un po' triste. Quindi fatemi tanti, 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 tantissimi auguri, per favore. Comunque, in teoria non dovrebbe essere così triste come penso, spero proprio per me, perché non mi voglio buttare giù. Oddio, mi sono ricordata un compleanno orribile di 2 anni fa, forse. Bruttissimo, ero in uno stato mentale da buttarmi dal balcone e ricordo che ho passato tutta la giornata in camera mia, da sola, nascosta sotto la scrivania, non so perché, volevo proprio mettermi, farmi piccola piccola, nascondermi da tutto e a piangere, a leggere un libro orribile che l'ha reso ancora. Venuti i miei parenti, i miei nonni, i miei zii, e bruttissimo perché io stavo male, quindi ho fatto, la serata non è stata piacevole per nessuno, mi sa, e mi ricordo, tipo, mia mamma mi metteva la torta davanti e io, ma è necessario, ma non la volevo, ma devo soffiare pure le candele.